aggressivo su Miller, che poi scarica per Sacchetti, splendido giro su Mancinelli. Che magia di Brian Sacchetti! Se ci sarà una giocata migliore in tutta la partita è senz'altro questa, letteralmente fuori dal cilindro. Quindi ancora 4 secondi per la Virtus per andare a propria volta al tiro. Di Bella ci prova da 3, realizza da un metraggio che è molto più vicino, meglio supera i 7 metri. Gare a bloccare per Stichovic, poi palla in posto, l'ottimo passaggio e poi con l'effetto Justin Hart galleggiando in aria, 7-9-6-1. Sassari più o meno vicino nel punteggio, sbaglia sotto e pasticcia. Potrei non crederci, ma invece è così. Palla persa, ma cambia veramente poco per tentativo ancora una volta di Collins, l'ennesima tripla di Andre Collins, due triple, dicevamo, del vantaggio della differenza canestri. Spero che nel punto che c'è spinge sull'acceleratore a far pagare a caro prezzo un quarto pari spinto da parte di Milano e poi Rokstičević, ancora lui! Si fa trovare pronto il piccolo grande uomo di Varese. Cerca e trova McCaleb, si alza McCaleb, va a realizzare un canestro incredibile, l'abbiamo un po' chiamato, ma è qualcosa di veramente pazzesco. Apre per Cook, Borussis in post, ancora Milano vuole lavorare nei pressi del canestro, si gira Borussis, va a trovare il fallo, va a trovare il canestro di Borussis, il secondo fallo di Brian. Ultimi 5 secondi, McCaleb va via, va a realizzare un canestro pazzesco con il fallo di Luca Vitali che può solo guardarlo.